Ehi tifosi napoletani, se non volete perdervi nessuna notizia in prima persona di Azzurro, iscrivetevi subito a questo canale perché siamo sempre alla ricerca delle ultime notizie del Napoli e qui sarete sempre aggiornati su tutto. La stagione calcistica 2022-2023 è in pieno svolgimento, ma i club sono già al lavoro per la prossima annata e su rinforzare i rispettivi organici. Una grande occasione da cogliere è sicuramente Houssem Aouar. Lascerà il Lione a giugno al naturale decorrere dei termini contrattuali e sta ancora valutando tutte le richieste che gli sono arrivate nelle ultime settimane. L'Eintracht Francoforte e il Betis hanno già avanzato delle proposte concrete e attendono una risposta a stretto giro di posta, ma la sensazione è che il talento francese stia aspettando la chiamata giusta dall'Italia. Lascia già il tuo mi piace in questo video, perché è molto importante per non perderti le ultime notizie dal Napoli, che abbiamo pubblicato qui, grazie. Ci sono stati dei contatti con il Milan, ma ora Maldini sembra avere altre priorità. La Roma ha avuto più di un contatto con i suoi rappresentanti. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, l'ultimo club a essersi iscritto alla corsa per Aouar è il Napoli. Il centrocampista offensivo del Lione è una delle opzioni insieme a Samardžić dell'Udinese e Baldanzi dell'Empoli. I costi per le commissioni e l'ingaggio sono importanti. I quattro club interessati sono stati avvisati. Houssem non ha fretta e vuole scegliere il progetto migliore per dare una svolta definitiva alla sua carriera. Ehi tifoso napoletano, secondo te, mettetelo nei commenti, perché per Azzurro è molto importante. Restate sintonizzati, vi aggiorno in ogni momento con le ultime novità del Napoli.